Amici di Giustizia Caffè, buongiorno. Ovviamente oggi parliamo di un tema che è molto sentito in questo periodo, ovvero la quinta generazione, il cosiddetto 5G, ma da un punto di vista prettamente del diritto. Lo facciamo insieme all'avvocato Luca Saltalamacchi, avvocato del Foro di Napoli, civilista, che lo saluto. Grazie mille, avvocato, per essere qua con noi. Grazie a voi per avermi chiamato. Ecco, io parto dall'avvocato Luca Saltalamacchi con una domanda, ovvero quanto questo 5G può essere collegato a un discorso di costituzione, di diritti costituzionali, perché ci stiamo vedendo nelle nostre città queste antenne che spuntano qua e là. Quanto soprattutto, diciamo, si va contro la Costituzione con questo, diciamo, con queste installazioni, come possiamo dire, un po' anche zitte alla zitta, perché vediamo che i comuni, alcuni si ribellano, ovviamente fanno anche degli atti, ma le vediamo spuntare così, un po' in silenzio. Si va contro la violazione dei diritti costituzionali con questa installazione un po' furibonda in tutta l'Italia? Beh, diciamo che il discorso è un po' complesso. Io devo fare una premessa, nel senso che secondo la nostra Costituzione tecnicamente può essere dichiarata incostituzionale solo una legge. La tecnologia 5G non può di per sé essere dichiarata incostituzionale, però possiamo fare dei ragionamenti per verificare se il contenuto di questa tecnologia, le modalità con cui essa viene implementata, rispettino o meno i principi costituzionali. E fatta questa prima premessa, bisogna farne un'altra, e cioè che non esistono studi che affermino con certezza che il 5G sia nocivo o non abbia impatti, né viceversa, anche perché la maggioranza degli studi che è stata finora fatta riguarda altre frequenze fino al 4G, e che io sappia non esistono studi che poi hanno in qualche modo avuto ad oggetto la sommatoria anche delle varie tipologie di onde, cioè 2G, 3G, 4G e 5G insieme, perché poi quello che succederà quando la tecnologia 5G sarà implementata è proprio questo, cioè si sommerà alle altre frequenze. E che io sappia non esistono studi che hanno verificato gli impatti di questa sommatoria, diciamo così, di esposizioni. Quindi noi ci muoviamo in un settore di non conoscenza, peraltro accertato anche dagli organi pubblici che sono intervenuti, come l'Istituto Superiore della Sanità, il quale nel suo report dello scorso anno lo ha chiaramente detto, cioè che bisognerà vedere quello che succederà quando poi la tecnologia 5G partirà e sarà implementata a pieno. Questo significa che, ripeto, sia coloro che sono sicuramente contro, sia coloro che sono sicuramente a favore, dicono il falso, perché nessuno può essere allo stato certo dell'una cosa o dell'altra. Si tende ad estendere analogicamente degli studi che fanno riferimento ad altre tipologie di onde e che ragionevolmente saranno buoni, se non in tutto, almeno in parte, anche per il 5G, però ci muoviamo in un settore di mancata conoscenza. Proprio perché ci muoviamo in un settore di mancata conoscenza, dovrebbe, e c'è però il rischio che questa tecnologia possa impattare gravemente su diversi tipi di diritti fondamentali, quali il diritto alla salute, il diritto all'ambiente salubre, il diritto all'informazione, il diritto a non essere sottoposti a trattamenti sanitari. Proprio perché c'è questo rischio, dovrebbe la politica essere guidata dal principio di precauzione, che è un principio di natura europea, ma che è stato in qualche modo fatto proprio anche nel nostro ordinamento, e che dovrebbe suggerire, quando esiste appunto questo rischio, diciamo, di non cavalcare o perlomeno di essere molto prudenti quando si vuole attivare un'attività, perdonate la ripetizione, che possa comprimere i diritti fondamentali. E il principio di precauzione, per l'esattezza, stabilisce che la mancanza di prova scientifica non può essere utilizzata per autorizzare un'attività che si ritiene possa invece avere delle gravi conseguenze sui diritti fondamentali. Noi sappiamo che altre diciamo, tipologie di onde producono effetti sulla salute, spesso si parla della loro cancerogenicità,
ma non è l'unica effetto negativo, ci sono effetti sicuramente sull'apparato riproduttivo, sul sistema nervoso, quindi una vasta gamma di, diciamo, di impatti sulla salute degli individui. È ragionevole pensare che il 5G, sommato poi alle altre diciamo, tecnologie che ancora saranno implementate, potrà avere questi effetti. Quindi andare avanti come un treno senza considerare che non esistono studi specifici, a me sembra francamente qualcosa che è contrario ai principi sanciti nella nostra Costituzione. Ecco, ha parlato di onde, noi parliamo anche di velocità, banda larga, quinta generazione. Recentemente è uscito il famoso piano Colao, che più o meno abbiamo letto tutti. Nel piano Colao, al punto 27, c'è lo sviluppo delle reti 5G. C'è un punto, una domanda che le volevo fare, perché si fa riferimento ovviamente al discorso dell'innalzamento del campo elettrico, comunque delle emissioni elettromagnetiche dai 20 voltmetri che abbiamo in Italia ai 61, che sono lo standard europeo. Ecco, a parte che la maggior parte dei cittadini non è che ha letto tutto il piano Colao, che è un documento bello corposo, cioè, veramente con un documento arrivato da lontano si può aumentare le emissioni elettromagnetiche in maniera così, che poi si collega anche alla domanda di prima e anche alla risposta che un po' ha già dato, si può veramente fare una cosa di questo genere? Nel senso, si fa un innalzamento elettromagnetico con praticamente tanti dubbi ancora, no? Da un punto di vista pratico devono farlo per forza, perché altrimenti temo che, diciamo, che non potranno far partire questa tecnologia, perché proprio perché si somma le altre, e questa cosa accadrà per diversi anni ancora, se i limiti espositivi restano quelli, sicuramente ci saranno migliaia e migliaia di sforamenti al giorno dei limiti di legge. Quindi credo che, diciamo, la battaglia loro è tutta questa, quella di innalzare questi limiti, ma non potranno certo farlo con una norma secondaria, ritengo debbano farla con una legge, modificando, diciamo, quelli che sono le attuali, diciamo, previsioni normative, e quindi devono farlo con un documento che deve seguire un iter per forza di cose. È chiaro, sì, poi potranno scegliere il decreto legge, potranno scegliere un'altra forma, diciamo, ma sempre prima o poi bisognerà passare per il Parlamento. Ma credo che sia comunque impossibile far partire il 5G senza l'innalzamento di questi limiti, perché come parte sarebbe illegittimo praticamente, vi sarebbero, ripeto, ripetute violazioni dei picchi, diciamo, di livelli che secondo la legge non possono essere superati, quindi sarà inevitabile che aumenteranno i limiti. Ecco, sarà inevitabile e ovviamente vedremo anche cosa succederà. L'ultima domanda e poi ci salutiamo è da un punto di vista di privacy, perché noi col 5G andiamo a estendere praticamente la nostra connettività, una connettività sempre più estesa. Ci sono dei problemi da un punto di vista di privacy e anche di dati che ovviamente col 5G si propagano ancora a maggior velocità? Guardate, io penso che allo stato questo sia proprio il problema principale dal mio punto di vista. Perché? Mentre, ripeto, gli studi sugli impatti relativamente ad altri diritti sono abbastanza, diciamo, divisi, no? Sappiamo bene che esiste chi la pensa in un modo o in un altro. Io, appunto, ho già detto la mia, tenderei ad adottare un profilo basso ed essere molto prudente, quindi tenderei, come dire, ad andarci coi piedi di piombo. Ma certamente dal punto di vista della privacy io vedo un rischio immenso. Anche perché è proprio connaturato all'essenza del 5G. 5G ce l'hanno sbandierato come una grande rivoluzione che ci porterà al tanto reclamato Internet of Things, no? Alla possibilità che migliaia, milioni di dispositivi a regime, si dice che ci saranno un milione di antenne 5G per ogni chilometro quadrato all'interno dei perimetri urbani, quindi significa milioni e milioni di antenne in una città. Ebbene, queste antenne che si connettono tra loro e che permettono quindi ai singoli device cellulari, frigoriferi intelligenti, pannolini intelligenti, sediolini dell'auto intelligente, chi più ne ha più ne metta,
Ebbene, tutti questi oggetti che parlano tra di loro, di cosa parlano? Sono connessi e scambiano informazioni. E quali informazioni scambiano? I nostri dati. Scambiano i nostri dati. Cioè, io uscirò di casa, aprirò il portone e sarò inquadrato da decine di telecamere. Probabilmente rileveranno la mia temperatura corporea, come sono vestito, se sto mangiando un gelato, se sto leggendo un giornale, che giornale sto leggendo. Cioè, è possibile attraverso questa tecnologia, ovviamente la cosa è ancora più grave se io anche a casa mia entrerò in questa rete collegando i device di casa mia a questa rete, evidentemente qualcuno che gestisce il flusso dei dati saprà tutto di me. E il problema è chi è questo soggetto che controlla il flusso di dati? La cosa non è molto chiara. È Huawei, cioè la Cina? Io su questa cosa sono realmente abbastanza, diciamo, preoccupato, e la cosa mi inquieta, perché che cosa succede se un hacker perfora le sicurezze, entra in questo flusso di dati? E se questi dati finiranno sicuramente in mano alle polizie, ai servizi segreti italiani, e se finiscono anche ad altri soggetti, la criminalità, servizi segreti di altri stati, chi è che mi garantisce che questa mole spaventosa di dati raccolti dai device, dalle cose, che tra l'altro se li scambiano senza il mio consenso, chi è che mi garantisce che io sono protetto? Questo è proprio il paradosso, perché pensi che io sono un avvocato e normalmente difendo un cliente sulla base di un rapporto di fiducia. Le persone vengono qua, si fidano del mio operato, mi danno un mandato e io li assisto. Eppure io, per poter andare a difendere le persone che mi hanno conferito un mandato sulla base della fiducia, gli devo far firmare un papiello di carte sulla privacy. Analogamente vado in banca e la mia banca di fiducia apre un conto, devo firmare decine di carte, di documenti sulla privacy. Dovunque vado devo firmare documenti sulla privacy. Persino nei rapporti di fiducia che io ho nei confronti di altri. Ebbene, se tutto questo è giustamente regolamentato con una normativa molto dettagliata, come mai tutti i dati miei personali captati dalla rete 5G invece girano senza che io sappia nulla e senza alcun consenso? Cioè, questa cosa è per me il punto veramente più eclatante della questione allo Stato. Assolutamente, assolutamente. Continueremo ovviamente a parlare qua su Giustizia Caffè anche di 5G. Io nel frattempo ringrazio l'avvocato Luca Saltalamacchia per essere stato con noi e per essere stato molto chiaro su questi tre temi, che ovviamente vi invito a commentare qua sotto le nostre pagine e anche a condividere questo video. Noi ci ritroviamo come sempre qua con altre interviste. Grazie mille avvocato per essere stato con noi. Grazie a voi, arrivederci.